Grazie Fra Italo per questa nuova pagina di santità e a proposito di carità cristiana, mi piacerebbe condividere con voi nella giornata di oggi, 45ª giornata mondiale del turismo, un piccolo video realizzato ieri a San Giovanni Rotondo dove è stato ospitato il primo pellegrino nell'ostello della Torre Francigena. Alcuni minuti per raccontare di questa bella storia e per, ecco, far sapere a tutti i camminatori che percorreranno le strade della via Francigena, che a San Giovanni Rotondo c'è un posto che li accoglie e che li aspetta. Siamo alle porte della festività di San Michele, da poco passato il giorno dedicato a San Pio, e l'associazione San Giovanni Rotondo Francigena apre finalmente l'ostello per i camminatori. E proprio oggi abbiamo avuto l'onore e il piacere di accogliere il primo camminatore diretto sulla via Francigena verso Monte Sant'Angelo. È un'accoglienza essenziale quella che vogliamo fare, rivolta proprio ai camminatori, ai pellegrini che vengono a trovarci qui sul Gargano per scoprirne la natura, la sacralità attraverso i luoghi come il convento di San Matteo, di San Pio e infine la grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Quali sono le modalità per poter fruire del servizio? Per poter usufruire del servizio bisogna essere innanzitutto dei camminatori, quindi dimostrarlo con la credenziale che tutti i pellegrini hanno. E poi basta contattarci per la prenotazione e quindi con una tariffa base, direi quasi simbolica, di 15 euro si riesce a pernottare qui alla Torre Francigena. Ecco, due battute su quello che è il percorso che solitamente fanno i camminatori per arrivare all'ostello Torre Francigena. Sul Gargano la Francigena Micaelica consta di quattro tappe. Noi siamo sulla seconda tappa, quella tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. La tappa successiva permette di raggiungere Monte Sant'Angelo e infine poi c'è quella che scende dal Gargano verso il Golfo di Manfredonia attraverso la nota via chiamata Scanna Mugliera. Molto bene. Maurizio vuole lasciare qualche dichiarazione No, per la stampa? niente, grazie. Ha detto tutto lui. Come possono contattarvi i camminatori? Beh, i camminatori ci trovano già sulle liste dei luoghi di accoglienza distribuite presso tutti gli ostelli della Puglia, ma possono trovarci anche sui social, Facebook e Instagram, cercando San Giovanni Rotondo Francigena. Da lì poi i nostri contatti diretti.